Buongiorno a tutti, sono Frank Marzano, attuale direttore del Centro di Eccellenza CETEMS presso l'Università dell'Aquila, in convenzione con vari altri atenei italiani, con il Consiglio Nazionale di Ricerca e altri enti di ricerca distribuiti sul territorio italiano. Oggi iniziamo ho torto collo, se volete, il ciclo dei nostri teleseminari o webinari o webinar, che dir si voglia, sempre nella stessa giornata, quella del giovedì, in cui abbiamo organizzato ormai da vari anni le nostre sessioni di approfondimento, invitando ricercatori e ricercatrici che operano su vari temi che sono di interesse delle linee di ricerca del CETEMS stesso, ma in generale della comunità scientifica che intorno ad esse ruota. E oggi abbiamo il piacere quindi di organizzare il primo di questi webinar del giovedì CETEMS, ospitando Antonio Ricchi, che è un ricercatore del CETEMS stesso, ma ha una, in realtà una carriera da ricercatore che parte da una laurea in scienze delle tecnologie della navigazione con indirizzo scienze del clima presso l'Università Partenope di Napoli e in seguito con un dottorato di ricerca conseguito presso il Politecnico delle Marche, un'esperienza successiva come ricercatore presso il CNR ISMAR fino allo scorso anno, e dallo scorso anno siamo contenti che Antonio è diventato parte delle unità di ricerca e del gruppo di ricerca, in particolare sulla modellistica meteorologica coordinata da Rossella Ferretti del CETEMS stesso. Non rubo altro tempo, il titolo del seminario di Antonio Ricchi e applicazioni di modelli numerici accoppiati, atmosfera, oceano, onde ad eventi estremi sul bacino del Mediterraneo occidentale. Lascio la parola a Antonio. Ogni possibile interazione potrà avvenire attraverso la messaggistica chat sul canale YouTube di Univac, che vi ricordo è univac.it/live, ovvero attraverso la messaggistica del gruppo MS Team che è stato creato e su cui molti di voi sono stati invitati. Prego, Antonio. Salve a tutti quanti, è un piacere iniziare, diciamo, questo ciclo. Faccio la cavia, con molto piacere, con tanti problemi tecnici, ma si fa quel che si può in periodi di difficoltà. Allora, condivido il mio schermo per iniziare la presentazione. Partiamo la prima. Anticipava Frank, il lavoro, diciamo, in questo seminario si basa più che altro su varie applicazioni che negli anni abbiamo fatto sia con ISMAR durante la tesi specialistica di dottorato e l'assegno di ricerca, che con la professoressa Ferretti e il suo gruppo di lavoro negli ultimi mesi. Dunque sarà un po' frastagliato tra vari lavori e varie applicazioni, ma diciamo che lo scopo finale è quello di dare, diciamo, fare un overview su quelle che sono le applicazioni di modelli numerici accoppiati, andando un po' a sondare quelle che sono le differenze tra il modello accoppiato e non accoppiato, il perché, un po' di fisica che c'è alle spalle di questi processi, di queste necessità, tra virgolette. L'applicazione appunto ad eventi estremi sul bacino del Mediterraneo occidentale, che è un bacino abbastanza particolare perché si trova a medie latitudini, una forte stagionalità con grandi, con marcati, diciamo, marcate, differenze di temperatura tra il mare e l'atmosfera, in particolare nelle stagioni di transizione. Un overview più o meno di quello che faremo già l'ho fatto, approcciamo un po' il lato fisico, più che altro per chi ci segue e non lo fa di lavoro, tra virgolette, non è ciò che fa quotidianamente, perché è un po' eterogenea la platea, da ciò che ho capito. Parleremo un po' dei modelli accoppiati, descriveremo alcuni casi studio fatti appunto, seguiti appunto negli ultimi anni,
alcuni un po' mainstream, altri un po' meno, e tireremo volta per volta qualche conclusione su quelli che possono essere i risultati e i futuri sviluppi di questa tecnologia, perché come vedremo un po' più avanti, in realtà applicare determinate tecniche numeriche non dà sempre lo stesso risultato. Purtroppo non è un'applicazione lineare, fare meglio, tra virgolette, sotto l'ambito tecnico, modellistico, non è detto che abbia un risultato migliore in termini di previsione, simulazione o quel che sia, di un determinato fenomeno. Per esempio, anche tra due cicloni simili tropicali, quelli delle specie di uragani, mini uragani che avvengono sul Mediterraneo, poi ne parleremo, utilizzare un accoppiamento super complicato su due cicloni diversi dà due risultati totalmente diversi. Cioè, molte volte è meglio utilizzare la modalità più semplice, altre la modalità più complessa. Questo è un po' sconfortante sotto l'aspetto dei modelli operazionali, in realtà, ma poi ci sono tecniche che sopperiscono a questo problema. Sotto l'aspetto della ricerca è interessante, perché mette in evidenza alcune caratteristiche fisiche che spesso si dà per scontato, ma che probabilmente non lo sono. Il mare e l'atmosfera interagiscono. Questa sembra una frase banale, in realtà non lo è, perché lo studio delle interazioni tra mare e dei processi che ci sono alle spalle è estremamente complesso. Perché è estremamente complesso, tutto sommato? Perché ciò che dà la conoscenza di un determinato tipo di processi è non solo lo studio della fisica teorica che c'è alle spalle, ma la quantità di dati che io ho per validare quello studio. Finché ci troviamo su Terra, questo è, tra virgolette, con molte virgolette, in realtà abbastanza fattibile. Pianto una stazione meteo, magari fosse così, però diciamo, ho la possibilità di installare un qualcosa di continuo nel tempo e che necessita di una manutenzione relativamente complessa. Dunque ho una serie di dati potenzialmente continua nel tempo, abbastanza lunga. Questo in mare è un poco più complicato, ci sono dei grandi buchi osservativi, il telerilevamento sta negli ultimi anni, in parallelo con le tecnologie ovviamente che si sviluppano, sopperendo a questi problemi, ma andare a mettere tante boe in mare è abbastanza complicato, soprattutto offshore, lontano dalla costa, perché la manutenzione, poi sono comunque strutture che con la stazione, con gli agenti atmosferici si rovinano. Comunque andare ad analizzare, per esempio, i flussi di calore, vediamo bene cosa sono dopo, ovvero anche solo il vento, l'onda, immaginate l'onda in un uragano. Il moto onduoso è un campo complesso, non è che c'è un fronte d'onda lineare dritto per dritto, e se metto una stazione in un punto so quante onde in tutto il mio bacino. In realtà le onde a distanza di pochi metri cambiano radicalmente, dunque una singola boa che è un punto non è rappresentativa, vogliamo dire che è rappresentativa, ma in realtà non lo è del tutto dello stato del moto onduoso. Ci sono vari approcci per tentare di sopperire a questo problema, appunto il telerilevamento, l'allineamento con videocamere, ma questa è una cosa che comunque necessita di una piattaforma, di una nave, cioè campionare dei dati all'interno di un uragano, per esempio, è abbastanza complesso. Dunque sapere cosa sta succedendo, non si sa, un esempio sono sempre le onde, non si sa fino a quale altezza si sviluppano in realtà, perché probabilmente il frangimento le fa frangere molto prima, e ci sono le freak waves, per esempio le onde, che si sviluppano ma non si riescono a registrare sempre, perché ci deve passare sulla boa o purtroppo su una nave. Dunque il buco osservativo è qualcosa che non ci permette in certi contesti di conoscere, di poter validare ciò che facciamo. La modellistica sotto questo aspetto ci viene incontro, ma necessita appunto sempre di dare. Ma cosa succede in realtà in ambiente? No? Tendiamo sempre a pensare un poco a scatola chiusa, il meteorologo, tra virgolette, che l'atmosfera, l'oceanografo parla tra oceanografi, c'è una forma di ghettizzazione tante volte, no? Scherzo ovviamente, però nella mia precedente esperienza all'ISMAR si dibatteva molto su questa cosa, perché lì in realtà c'era una buona comunicazione tra atmosfera e oceano, ma ci si chiedeva tante volte, e chi fa girare per esempio i modelli oceanografici, i modelli marini, non conoscendo approfonditamente i dati di vento che prende, che utilizza? Con cosa sta forzando il modello oceanografico, cioè con quanto può avere il polso di quello che sta succedendo? Questo ovviamente
non è sempre così, però per tanti anni ho preso il vento, ho pensato sul modello oceanografico, si usavano approcci analitici, che andava bene in quel contesto, però in un'evoluzione della scienza verso la multi ed interdisciplinarietà si sta iniziando a dialogare molto di più, ma anche perché, come si chiama, la natura è multidisciplinare di suo, cioè l'ambiente è multidisciplinare, cioè, c'è poco da fare, oceano e atmosfera comunicano, c'è il mezzo ghiaccio tra i vari ambienti, c'è la superficie del mare che fa da membrana, tra virgolette, da superficie di interazione, che nessuna di queste superfici è piatta o ferma, neanche la terra in realtà è così, i campi di umidità del suolo, di temperatura del suolo variano, di conseguenza bisogna tenere conto dei vari ambienti. La modellistica sotto questo aspetto sta facendo dei passi avanti che sono limitati prevalentemente dalla quantità e la qualità di dati, come dicevo prima, che possiamo avere da un lato, le risorse di calcolo dall'altro e il budget. Suppongo che se lo fanno, se lavorano su un determinato ambito in 100 o in 2 cambia. Dunque possiamo intuire che in mare, parleremo di questo, le interazioni tra atmosfera e oceano sono significative perché appunto il budget energetico che arriva dal sole, che è la principale fonte di energia del pianeta Terra, appunto interagisce con tutto ciò che incontra questa radiazione solare. Ovviamente questo è un po' di background per meno avvezzi alla fisica dell'atmosfera. Il budget netto di calore è dato dalla somma di vari elementi, tra cui c'è la radiazione entrante, la radiazione uscente, cioè la radiazione che arriva dal sole, la radiazione riemessa dalla Terra, più due variabili che sono fondamentali, il calore latente e il calore sensibile, o meglio i flussi di calore latente e i flussi di calore sensibile. Cosa sono i flussi di calore latente e i flussi di calore sensibile? Il flusso di calore sensibile è la variazione, lo spostamento, tra virgolette, molte virgolette, di calore da un corpo all'altro generato, che avviene mediante il contatto di due superfici. Per esempio, calore sensibile in oceano e atmosfera attraverso l'interfaccia, toccandosi le molecole di aria di acqua, scambiano energia. In mezzo ci sono tanti processi, però teoricamente, in maniera molto analitica, è più o meno così. L'aspetto del calore latente invece è abbastanza diverso, perché è un calore che si trasferisce da un corpo all'altro, dall'aria all'atmosfera, dall'aria all'oceano e viceversa, mediante i processi di condensazione e evaporazione. La somma totale dovrebbe dare il budget netto di calore. Antonio, scusa se sì. Ti interrompo, però noi non vediamo niente, cioè non vediamo la tua presentazione, devi condividere lo schermo. Ma io sto condividendo lo schermo. La freccetta condividi in alto. Certo, l'ho rimesso ora. Adesso si vede. Ah, scusate, ma rifaccio un recap velocissimo, perché io l'avevo, ma forse l'ha bloccato. Questa è la prima slide in cui presento, diciamo, il lavoro, l'overview di cui parlavo prima, i vari processi, un po' di background fisico e le varie applicazioni di cui parleremo. Parlavo dell'oceano, avevo visto dell'oceano e dell'atmosfera, dunque facevo vedere, diciamo, quelle che sono le... una slide un po' scenica in realtà, per dare un esempio di quelli che sono i principali fenomeni che avvengono sulla superficie del mare. Io continuo a avere grandi problemi con Mac. Un esempio di accoppiamento, diciamo, atmosfera, oceano, tutto il sistema ambientale, tutti quelli che possono essere i processi di scambio in un ambiente artico, in un ambiente marino, tropicale, subtropicale, e quelli che sono gli scambi energetici e come si vanno a bilanciare, a trasferire all'interno dei due ambienti. Queste erano le prime slide. In questo caso sto parlando delle differenti fonti di sorgenti di flussi di energia sul pianeta Terra, e evidenziavo quella che è quelli che sono i fattori che ci interessano particolarmente in questi studi, che sono il calore sensibile e il calore latente. Questa è la somma tra i valori entranti, uscenti, emessi, diciamo, radiazione entrante, onda corta entrante, onda lunga rimessa, calore latente sensibile, di stress. Dunque,
come vengono descritte, come vengono parametrizzate queste equazioni, perché devono essere in qualche modo descritte, essere calcolate. In realtà c'è una miriade di parametrizzazione per i flussi di calore sensibile latente e per lo stress indotto dal vento tra l'atmosfera e l'oceano. Principalmente gli approcci più mainstream sono descritti dalle Park formula in cui si tiene conto della densità del fluido, della densità dell'aria, della capacità dell'aria di trasferire, di contenere, tra virgolette, umidità, calore, via dicendo, e dei coefficienti, diciamo i termini fondamentali che triggerano molto questa equazione sono appunto il coefficiente CSCL, calore sensibile, il coefficiente di trasferimento di calore sensibile e calore latente. Vedremo perché il trasferimento è triggerato da dei coefficienti che a loro volta hanno delle levette all'interno, dall'intensità del vento e da un delta. Nel caso del calore sensibile, il delta, la differenza è tra la temperatura del mare e la temperatura dell'aria, ad una certa quota, solitamente a 2 metri. Dunque, questa differenza ci dice il calore, come si trasferisce. Un mare caldo trasferirà calore verso un'aria fredda e viceversa, un'atmosfera molto calda trasferirà del calore all'interno di un oceano molto freddo. Sotto l'aspetto invece del calore latente, questo avviene mediante una differenza di unità specifica tra due livelli, che solitamente sono la superficie del mare, uno strato pellicolare al di sopra del mare, e i 10 metri di altezza. Per quanto riguarda lo stress indotto dal vento, abbiamo un qualcosa di simile. Anche in questa forma dell'equazione c'è la densità dell'aria, un coefficiente di trasferimento per il momento, per energia tra l'energia tra uno strato e l'altro, tra l'atmosfera e l'oceano, viceversa, metto il viceversa perché un revisore mi piace una cosa interessante, anche la corrente, anche l'acqua si muove e interagisce col vento, appunto è una differenza di vento tra i due stati. CD, il coefficiente di drag, è fondamentalmente la stessa cosa che abbiamo per CSCL, calore sensibile e latente. Abbiamo un coefficiente che guida, secondo determinate caratteristiche, questi scambi. Perché i flussi di calore sono importanti? Perché trasferiscono una grandissima quantità di energia tra l'oceano e l'atmosfera. In realtà questo avviene anche per la Terra. Non solo per la quantità di calore, ma anche per la quantità di umidità, per l'evaporazione, per la massa di acqua che viene estratta dall'oceano, viene ridata all'oceano. Per quanto riguarda l'evaporazione netta, tra virgolette, evaporerebbero 3 mm di acqua ogni giorno dalla superficie dell'oceano, circa 577.000 km cubi di acqua da tutto il pianeta Terra, terre emerse comprese, di cui la maggior parte ovviamente dall'oceano, non per qualcosa, perché oltre ad esserci più acqua è anche molto più estesa come superficie. Una grande quantità di energia viene trasferita attraverso gli scambi energetici tra l'atmosfera e l'oceano, per questo bisogna tenerne conto quando si studia il sistema ambientale. In generale, se guardiamo questa slide, questa è una slide riassuntiva, diciamo, di tutto ciò che succede, tutto ciò, delle principali componenti che troviamo in atmosfera e in oceano, c'è una forma di interazione ovviamente in quota, diciamo, nell'atmosfera tra la microfisica delle nubi, la radiazione, tutto ciò, tutti i fenomeni di trasferimento energetico che ci sono all'interno del PBL, del Planetary Boundary Layer, e poi si arriva al suolo. E questo è un punto cardine, perché al suolo avvengono appunto le interazioni. I trasferimenti avvengono mediante quelle tre equazioni di cui parlavamo prima, che sono flussi di momento, di calore e di umidità. Ma vabbè, queste slide sono scritte leggermente diverse, ma la forma è la stessa, la forma dell'equazione è la stessa. Va osservata una cosa. Fino adesso abbiamo parlato di questi tre coefficienti.
questi tre coefficienti, che sono quelli là che vediamo col pallino attorno in blu, a loro volta all'interno hanno qualcos'altro di cui dobbiamo tenere conto. Hanno il valore U-star, ok? Che è la friction velocity, ed è un parametro che tiene conto al suo interno di un'altra variabile, che è z0, che è la scadenza superficiale del corpo. Che significa scabriezza superficiale? Significa quanto è ruvido in realtà, geometricamente quanto è articolato. Se passiamo una mano sul ghiaccio, questo avrà una scabriezza molto bassa, dunque il coefficiente di drag sarà tendenzialmente in generale basso, poi se andiamo a valutare la viscosità e altri fattori entriamo in un altro campo, però in generale diciamo che è più basso rispetto alla carta vetrata. Se passo la mano sulla carta vetrata si trasferisce una differente quantità di energia tra la mia mano e il corpo, si sviluppano altri processi. Dunque, Z0 è un qualcosa che dobbiamo parametrizzare. Abbiamo bisogno di un'equazione che ci descrive Z0, che poi entra in U-star, che poi entra nel coefficiente di drag e che poi va a triggerare le nostre equazioni di trasferimento. Ecco, qui si apre l'universo, perché praticamente negli ultimi 50-70 anni, dal 50 al 48, probabilmente sì, si sono sviluppate decine di parametrizzazioni per il coefficiente di drag, che non è altro che dire la scabrezza, e una cosa di cui bisogna tenere conto è che questi coefficienti sono validi, tra virgolette, sono affidabili, diciamo, non lo sottolineerei il termine affidabile, però sono tendenzialmente più performanti per determinati range di intensità del vento. Il più famoso tra questi è il coefficiente di Charnock, per esempio, che è più utilizzato in default nei modelli numerici, che risale al 1956, ma oltre i 30-28 metri al secondo di intensità del vento deriva verso l'alto, generando per esempio una coefficiente di drag molto più elevato rispetto a quello che in realtà. Immaginiamoci il mare, mentre sulla terra è un po' più facile tra virgolette parametrizzare la scabrezza, perché se ho degli alberi, gli alberi tendenzialmente oggi e domani sono sempre lì, spero, tranne se passa la tempesta vaia, però le case sono lì, cioè, abbiamo una struttura geometrica del suolo che è quella tendenzialmente, cosa che non accade in mare, perché oggi posso avere il mare calmo, tra un quarto d'ora posso avere 5 metri di onda, 3 metri di onda, dunque cambia la geometria, ma la geometria è talmente variabile che è molto difficile da descrivere, perché non cambia solo così velocemente nel tempo, ma cambia anche nella tipologia di onde che io ho. Posso avere onde di swell, onde molto lunghe, che come vediamo in questa, nella parte destra di questa immagine, o rogue sea, diciamo, onde più onde da vento, onde più piccole, più corte, in realtà casomai più ripide. Il trasferimento è anche più lento in realtà dell'onda lunga, ma il trasferimento di energia all'interno di quest'onda è diverso, è diversa tra le varie tipologie di onde, è diverso il trasferimento di energia che induce quest'onda nell'oceano, ma è anche diverso come si comporta il vento su questa superficie. Un'onda più ripida è probabilmente un'onda che induce una turbolenza sulla superficie del mare, è un drag diverso rispetto a quello che è un'onda lunga, per esempio 200 metri. Dunque è molto difficile andare a sia avere dei dati di temperatura del mare per i flussi di calore sensibile e latente e di temperatura a 2 metri in mare, perché non c'è la stazione meteo, dunque andare a capire quali sono i flussi di calore e di vapore tra l'oceano e l'atmosfera, e andare a, diciamo, comprendere, a stimare quelli che sono i flussi energetici, cioè di momento, tra l'atmosfera e l'oceano. Appunto perché questa superficie è estremamente dinamica. Dunque la prima cosa che si può fare, non ho dei dati satellitari omogenei su tutta la Terra nello stesso istante, non ho una visione sinottica, diciamo, è molto difficile averla, non ho tantissime, infinite stazioni di rilevamento in oceano, devo inserire nei nostri modelli, ho la formula però, devo inserire nei nostri modelli qualcosa che riesca a stimare il campo di onda in funzione del vento. Che è questo perché? Se guardiamo la prima formula di Charnock,
non c'è una dipendenza reale dalla geometria dell'onda, cioè non c'è all'interno l'onda che cambia nello spazio e nel tempo, è molto articolata, no, c'è una parametrizzazione proprio secca, un coefficiente per U-star, ok? Dunque è proporzionale all'intensità del vento moltiplicato per 0,011. Ma non è detto che all'aumentare del vento ci sia un aumentare lineare nello spazio e nel tempo dell'altezza dell'onda. E poi di che onda? Un'onda giovane? Un'onda vecchia? Un'onda di swell? Un'onda da vento? Vento? Dunque cambia l'età dell'onda, cambia la ripidità dell'onda. Si è pensato nel tempo di inserire proprio la geometria dell'onda all'interno. Il termine geometria dell'onda non è pulitissimo, però in generale, per farlo capire a tutti, la forma della superficie del mare all'interno di queste equazioni. Hanno sempre la forma dell'equazione di Charron, però all'interno c'è un qualcosa, diciamo, che modula, secondo l'altezza e la lunghezza o il periodo dell'onda, in base, in generale, alla fine, secondo la geometria, del, diciamo, lo stato del tipo di mare che abbiamo, modula il coefficiente di scabrezza. Perché è importante conoscere la SST e il coefficiente di scabrezza? Perché è importante in realtà conoscere il campo di temperatura superficiale del mare e la ruvidità, mettiamolo così, la roughness del mare. Per quanto riguarda la SST, perché si è dimostrato che quando una massa d'aria transita su sull'oceano, sul mare, beh, l'atmosfera subisce delle modifiche, in particolare sotto l'aspetto degli spessori del PBL, dell'altezza dello strato planetario e dello strato limite planetario, e in particolare in termini di intensità e direzione del vento sulla superficie del mare. In pratica, masse di acqua più calde, a causa della turbolenza che inducono i moti convettivi prodotti da questo calore maggiore sul mare all'interno dell'atmosfera, il vento accelera, decelera in confronto alla precedente accelerazione, cioè in confronto alle masse di acqua più calda, decelera su una zona di mare freddo, relativamente freddo, ok? Nello stesso modo, su zone di acqua, di mare più freddo, gli spessori del PBL sono più bassi, più ristretti, rispetto a quelli più espansi, più alti, nel caso di masse di aria calda. Allora, uno potrebbe pensare tranquillamente che questi fenomeni avvengono in oceano su scale enormi, il Niño, nelle aree tropicali, nell'area a forte gradiente come il Kuroshio e il Nord Atlantico e la corrente del Golfo. In realtà no, avvengono anche su scale delle decine di chilometri, dunque in Adriatico, nel Tirreno, lungo la costa adriatica, che è particolarmente articolata sotto l'aspetto della temperatura del mare. Dunque questo fenomeno va tenuto in conto. Succede anche un'altra cosa: passando da una massa d'acqua di aria a una massa di aria fredda, si induce convergenza e divergenza, ovvero passo da una massa di aria calda a una fredda, ho un rallentamento, ma in maniera un po' volgare, però un rallentamento, una diminuzione della velocità sulle due masse di acqua, dunque avrò una convergenza dalla velocità maggiore del vento sull'acqua calda a una minore sull'acqua fredda. Si crea convergenza, divergenza passando da una massa di acqua fredda a una calda, il vento che è più lento prima poi accelera. Questo induce anche un rotore all'interno della struttura del campo di vento. A sua volta, questo, attraverso la superficie del mare, che non è piatta, non è tutta con lo stesso valore, con la stessa geometria, attraverso questa interazione spinge, tra virgolette, fa penetrare nell'oceano, attraverso i fenomeni di mixing, il calore, rimescola i primi strati di acqua. Questo è importante, perché a sua volta, se si rimescola in un determinato modo, a confronto a quando penso che l'oceano è piatto e non si rimescola in maniera molto idealizzata, questo processo mi muta dinamicamente in funzione dell'onda che cambia il mixing, che a sua volta ha cambiato, è stata modificata dall'interazione del vento con la SST,
mi ricambia il contenuto di calore nell'oceano e dunque anche la temperatura superficiale del mare. Dunque questo continuo feedback che avviene in atmosfera va inserito nei modelli. Va, almeno proviamo a inserirlo nei modelli, anche perché non è detto che sia ben parametrizzato e ben inserito nei modelli, o no, anche che non serva sempre, per carità. Tanti fenomeni che avvengono sull'oceano, il campo di SST, non è che subiscono, dopo ne vedremo uno, non subiscono grandi variazioni. Poi tanti altri fattori in realtà interagiscono con questi campi. Gli spray marini, per esempio, sono un mezzo con cui il calore si trasferisce tra l'oceano e l'atmosfera. Gli spray marini che si alzano, scappano via, diciamo, dalla superficie del mare col white capping, con il frangimento, queste pecorelle, tra virgolette, come si dice almeno nelle mie zone, sul mare, vengono estratte, trasferiscono e triggerano poi il trasferimento di calore tra l'atmosfera e l'oceano. La pioggia, quando chi ha un background da, diciamo, pescatore o comunque fatto campagna geografica, ma vissuto nella zona di mare, non so, spero non sia mai trovato una mareggiata, ma chi l'ha visto una mareggiata, durante un forte temporale, quando la precipitazione è molto intensa, tutte le onde a piccola frequenza che trasferiscono molta energia all'oceano e all'atmosfera, dunque è una bella differenza probabilmente energetica, vengono piallate, vengono lisciate dalle gocce di pioggia che cadono sulle onde. Questo fenomeno anche si sta provando a implementare nei modelli numerici. Poi ovviamente ci sono tutti gli altri ambiti dove io non sono assolutamente pratico, come l'inquinamento, i film di oli che si trovano sul mare, che modificano la densità superficiale nei primi millimetri, processi biologici e tante altre cose. Cosa succede in realtà nella modellistica? Dobbiamo inserire questi fattori. Allora, la cosa più semplice da fare è prendere i dati dal satellite che ci campiona la SST del mare, facendo delle interpolazioni nei giorni, perché io oggi posso avere molta nuvolosità o altri fenomeni di scattering o altri problemi per esempio sul bacino del Mediterraneo, dunque devo avere una copertura spaziale continua, la preferisco alla copertura temporale, perché è meglio avere un dato oggi continuo nello spazio, cioè omogeneo su tutto il bacino mediterraneo, che avere dei buchi ma per 3 giorni. Dunque preferiamo questa cosa, proprio perché nel modello dobbiamo mettere dei dati che sono anche in termini osservativi, abbiamo bisogno di un dato continuo nello spazio, dunque ci prendiamo questo bel dato interpolato, ogni 24 ore, ogni 7 giorni, dipende dalla tipologia di dati, e così com'è lo inseriamo nel modello. Il modello lo utilizza come un boundary, cioè è il suo bordo con una temperatura che cambia ogni giorno. In realtà la temperatura in mare non cambia ogni giorno, e soprattutto cambia più velocemente di ogni giorno. Ci sono anche le cicli diurni che raggiungono anche il grado di differenza tra la mattina e il pomeriggio, soprattutto l'estate e in determinati contesti ambientali. Cosa succede? Che quando io inserisco questo dato nel modello, il modello se lo prende così com'è, non lo modifica. Cioè, se il mio modello mi prevede una cella temporalesca intensissima, con tantissima precipitazione, con una fortissima estrazione di calore, io dovrei vedere una diminuzione della temperatura in quel punto. In realtà non la vedo, perché c'ho il dato che è stato preso da satellite, casomai a bassa risoluzione, non vede la mia cella, il mio piccolo ciclone, cose varie, e dunque si perde tutto quel calore estratto, cioè non c'è, rimane in mare, e casomai me lo ripropone all'interno di un fenomeno che avviene mezz'ora dopo. Dunque mi varia il timing, l'intensità di molti fenomeni. E soprattutto il budget energetico non è chiuso, come non è chiuso il ciclo dell'acqua in realtà, perché sono inconsistenti i dati nei vari ambienti. Con i modelli numerici attuali si tenta di fare qualcosa di un po' più tecnologico, diciamo, un po' più diciamo, consistente con la realtà, ovvero ci sono dei modelli semplificati in cui ogni punto di griglia sull'oceano modula la SST, cambia la SST ora per ora in funzione di quanto calore viene estratto dall'atmosfera. Ovviamente mancano tutti i valori avvettivi, manca la circolazione, manca tutta la dinamica tridimensionale dell'oceano. Gli si dà una profondità del mixed layer per definire un contenuto di calore nell'oceano e una temperatura superficiale, un lapse rate, e questo oceano tende a modificarsi. Non dà pessimi risultati nei fenomeni a piccola scala temporale. Sulla lunga scala temporale non l'ho mai provato, però si può fare.
passiamo a quello che è lo stato dell'arte, diciamo, di questi modelli complicatissimi, ma non che siano quelli che utilizziamo noi, ma in generale tutta la comunità scientifica tende, soprattutto sull'ambito climatologico, a muoversi verso gli Earth System Model, modelli molto complicati, che tengono conto del lato atmosferico, del lato chimico dell'atmosfera, chimico dell'oceano, lato oceanico, onde, sedimenti, vegetazione sul fondo, l'ambito biogeochimico per la produzione di gas, materiali e via dicendo, che io non conosco, e anche modelli idrologici accoppiati con tutto questo sistema, perché i punti di terra e di acqua nelle fasi di esondazione, per esempio, modificano la maschera della terra, cambiano il budget di evaporazione, cambiano tante cose, non sono ovviamente l'addetto a questo ambito, ma in un complesso così, così vasto, anche nello studio di modelli di eventi estremi, è più probabile, in una sorta di estremizzazione, che si estremizzano anche determinati feedback, e dunque è bene, avendo le tecnologie per farlo, inserirle nei vari modelli. Dunque, una cosa ci aspetteremo. Questa slide è molto semplice, molto complicata da leggere perché è scritta male, però abbastanza pulita. Cosa ci aspetteremo in realtà? Che se io ho una differenza di temperatura maggiore, c'è un aumento tra atmosfera e la superficie del mare, c'è un aumento dei flussi di calore, positivi o negativi che siano. Dunque, in energia, mettiamo che sono positivi, cioè viene estratto più calore dal mare, mi aspetto di avere più energia in atmosfera. Dunque, più vento più intenso, perché tutto il fattore turbolento di cui parlavamo prima dovrebbe indurre a un aumento dell'intensità del vento, una diminuzione della pressione, un'intensificazione di questi fenomeni. Ho estratto più umidità, dunque probabilmente avrò anche più precipitazioni, non è detto, anzi forse spesso il contrario. Però questa cosa non è sempre vera. Dunque mettiamo un piccolo post-it, ricordiamoci andando avanti che una delle frasi, uno dei precetti che dobbiamo tenere in mente è che non è sempre valida, bisogna studiare il singolo fenomeno. Il secondo punto è che ho fatto la modella accoppiata, che bello, c'è l'atmosfera e l'oceano che comunicano ogni 10 minuti, ok? Dunque c'è un'energia, un calore, in questo caso descritto in maniera più consistente dell'atmosfera, cioè più realistica. Inserisco anche l'onda. Cosa succede? Io modulo la superficie del mare, per esempio, in una tempesta, dunque con delle onde più alte, per esempio più ripide o una scabrezza maggiore, mi aspetto di avere dei flussi di calore maggiori, perché il mio coefficiente CD è più alto rispetto al normale, dunque estraggo più calore. Ho un vento più intenso, tra virgolette, secondo la stessa dinamica di prima, in questo caso il trigger è CD, non CH o CL del calore latente sensibile, ma CD, il coefficiente di drag, per lo stress del vento, ho questo maggiore calore, più vento, un vento più intenso, va benissimo, però succede una cosa, ho anche una maggiore scabrezza sulla superficie del mare, e qui subentrano i vari feedback. La stessa geometria dell'onda, che mi fa estrarre più calore, mi limita anche l'intensità del vento, perché c'è un attrito maggiore tra l'atmosfera e l'oceano. Ecco qua, si iniziano ad aprire scenari catastrofici, perché in realtà andare a studiare queste cose con pochi dati in mare, l'unica cosa che ci può salvare sono i dati satellitari, in realtà. Dunque si sta iniziando un po' ad assimilare anche sotto l'aspetto oceanico, un po' a studiare statisticamente quali sono i risultati nei vari scenari, nei vari fenomeni, nei singoli fenomeni. Ma questa è una parte che è ulteriormente più realistica rispetto al fatto tecnico di mettere un modello accoppiato, può fare praticamente quasi chiunque volendo. Il primo caso che studieremo è il famosissimo evento, avvezione di aria fredda, evento molto freddo del febbraio 2012, che purtroppo anche quello l'ho passato a casa con la febbre, se ricordo male. Non andai a Venezia perché stavo male, ero a Napoli e dopo 50 anni ghiaccio la laguna di Venezia, da freddofilo, tra virgolette, mi sarebbe piaciuto molto vederlo. È stato un evento soprattutto non solo molto intenso, perché meno 23 gradi a Torino credo che sia il record degli ultimi precedenti 50-60 anni, però è stato un evento molto prolungato nel tempo, è durato 2 settimane e passa in realtà, con vari picchi, con vari
varie intensificazioni durante, durante tutto l'evento. Ha portato ovviamente a ingenti nevicate sulla Crimea Padana, lungo l'Appennino. Va detto che in questo caso questa dinamica, ovvero la discesa di masse d'aria dal continente russo siberiano nell'entroterra est europeo, quando questa massa d'aria arriva sul Mediterraneo, trova un mare teoricamente caldo, più caldo della massa d'aria. Dunque, era un caso perfetto per iniziare ad utilizzare modelli accoppiati. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo usato principalmente tre approcci. In un caso, il modello Wolf, il modello atmosferico, prendeva la SST da ROMS, da questo modello oceanico. La SST era stata fatta girare, come vediamo nel primo caso, Wolf-ROMS. Era stato forzato il modello atmosferico, il modello oceanico con un run atmosferico. Abbiamo simulato questa dinamica, abbiamo preso di nuovo quella SST, abbiamo fatto un altro run atmosferico, usandola come si utilizza nei modelli operazionali, solo con la SST di un modello numerico sotto, ok? E uno step intermedio tra prendere dei dati da satellite e piazzarli dentro e iniziare a utilizzare un po' i modelli. In quel caso la SST è a una risoluzione abbastanza elevata. Nell'altro caso, scusate, nel primo caso abbiamo preso i dati da satellite, nel secondo caso abbiamo accoppiato l'atmosfera e l'oceano col modello oceanografico sotto, che interagiva con un feedback circolare perenne con l'atmosfera. Nel terzo caso abbiamo aggiunto a questo run accoppiato anche l'onda. Dunque l'onda parla con l'oceano, con l'atmosfera, l'oceano parla viceversa con gli altri due sistemi, l'atmosfera e l'onda, e via dicendo. Dunque, nel primo caso abbiamo una SST a bassa risoluzione, 8,3 km intercolata negli ultimi 7 giorni, e in un bacino semichiuso, ma in generale nel Mediterraneo, i risultati non sono, durante questi eventi, estremamente buoni. Okay? Fino a poco fa anche i modelli globali utilizzavano questo approccio, e dei grossi miglioramenti, soprattutto alle sinagoghe, si sono avuti iniziando a accoppiare l'atmosfera e l'oceano. Attualmente si stanno accoppiando anche l'onda, se non mi sbaglio, su scala globale. Il secondo run, appunto, vede la griglia a 7 km atmosferica, la griglia di ROMS nel modello oceanico a 1 km, il terzo la stessa griglia anche per il modello d'onda. A sinistra il dato di satellite e a destra il dato di ROMS, dei modelli accoppiati. Questa è la differenza che c'è tra due approcci. È notevole, proprio perché il bacino del Mediterraneo è molto complesso sotto l'aspetto termico, in particolare anche circolatorio, in inverno le temperature variano molto rapidamente, ci sono dei forti gradienti e delle grandi differenze tra le varie masse d'acqua. Ricordiamo che un bacino di intensificazione si formano le acque dense, dopo ne parleremo. Ma perché dovrebbe essere migliore una dell'altra? Abbiamo preso, per esempio, varie boe, quella più chiara in realtà con delta maggiore tra il dato del satellite che vediamo in rosso e il dato nero della boa è quella di Ancona, dove ci sono circa 6 gradi di differenza tra la SST presa da satellite e messa nel modello e quella che in realtà c'era. Dunque il satellite sovrastima in questo caso di 5, 6, 7 gradi la temperatura del mare. Dunque immette in atmosfera molta più energia, molto più calore. I run accoppiati invece fanno qualcosa che producono un risultato che è estremamente più consistente col dato osservato, appunto perché riescono a riprodurre le dinamiche costiere. Questo si trasferisce poi sotto l'aspetto dei risultati in termini modellistici, utilizzare per questo evento estremo di freddo tre casi diversi è un risultato molto diverso, statisticamente i casi migliori sono sempre quelli accoppiati, anche nella stessa boa, nella boa Paloma, Trieste e Ancona, la linea rossa è quella del run disaccoppiato, quello normale, col satellite, gli altri due run sono molto più simili sotto l'aspetto dei flussi di calore. Cosa succede in Adriatico? Vado un po' più veloce perché sennò, oltre che iniziare a cadere in maniera, diciamo, ambigua le connessioni, probabilmente perdiamo il filo. In Adriatico, in eventi di freddo così intenso e sotto opportune caratteristiche, sotto alcuni fattori di precondizionamento
la pluma del Po, precipitazioni molto intense prima dell'evento, si formano le acque dense. Le acque dense sono acque, come diceva la parola, più dense rispetto all'ambiente circostante, si inabissano, sono uno dei principali moti convettivi degli oceani. Nel Mediterraneo ci sono 2/3 spot, Golfo Leone, Nord Adriatico e il mare Egeo talvolta, non è sempre attivo quello spot, o almeno non in maniera consistente, neanche l'Adriatico lo è sempre, ma i principali sono Golfo Leone e Nord Adriatico. Cosa succede? Perché sono importanti da studiare le formazioni di acque dense? Perché si è visto che sono probabilmente uno dei principali fattori di ossigenazione delle acque profonde. In questo caso, Golfo del Leone nel Mediterraneo occidentale, Golfo del Nord Adriatico e Adriatico in generale, perché i piccoli spot si trovano anche lungo la costa croata e al sud nel Mediterraneo, nell'Adriatico meridionale. Questo inabissamento di acque trasporta acque molto ossigenate sul fondo ed è una delle principali vie di ossigenazione delle acque profonde. Che abbiamo fatto? Abbiamo utilizzato gli stessi tre approcci di prima: disaccoppiato, accoppiato atmosfera oceano, accoppiato atmosfera oceano onde. Qual è che ci dà un risultato in termini di volumi di acque dense prodotte più elevato o meno elevato? Beh, abbiamo visto che il run con la temperatura del mare più calda, quella là con quella del satellite, temperatura più calda sotto aria fredda, maggiore estrazione di calore dal mare. Se estrai molta calore dal mare, produci, non solo per quello, ma in generale produci molta più acqua densa nel Nord Adriatico. E dunque abbiamo stimato sia l'energia cinetica che la formazione di acque dense, i modelli disaccoppiati potrebbero sovrastimare. Non è che non abbiamo dati di volume oggettivi di acque dense, però stimiamo che rispetto al run disaccoppiato ci sia una sovrastima, perché estraiamo più calore dalla superficie del mare, dunque si densifica più velocemente a parità di salinità questa massa d'acqua. E questo è già un punto che per il futuro potrebbe far riflettere su come simulare alcune dinamiche. I tre punti in realtà li abbiamo già riassunti, i punti delle prime conclusioni li abbiamo già riassunti e andremo un poco più veloce perché sennò non riesco a finire in tempo. Il secondo ambito sono i Tropical Hexagon, ne abbiamo studiati in realtà tre. Sono un fenomeno simile tropicale, adesso come si attiva trigger che attiva il Medicane o Tropical Hexagon è abbastanza complesso. Ci sono condizioni che devono essere tra virgolette rispettate, la temperatura del mare è sempre detto che, cioè, diciamo, alcuni dicono che è fondamentale, altri dicono che non è fondamentale. In realtà c'è un certo range che è intorno ai 22 gradi di temperatura, non 27-29 come ai tropici, come negli uragani. Sono fenomeni che si chiamano similtropicali perché le caratteristiche fisiche interne a questa struttura sono molto simili, c'è, cioè, un cuore caldo, un cuore alimentato dal rilascio di calore latente indotto dalla convezione, si autoalimenta, cioè, i famosi autorigeneranti, in realtà non lo sono del tutto, cioè si genera del calore che alimenta poi la convezione più profonda verso l'altra atmosfera, dunque assume delle caratteristiche anche geometriche e visive simili a quelle di un uragano. Se zoomassimo tanto all'interno dell'occhio probabilmente sarebbe anche abbastanza preintendibile come tra un uragano e un Medicane. Ne abbiamo studiati tre, il primo del gennaio 2014, che si è sviluppato sulle Baleari, è arrivato in Adriatico, ha fatto un anello attorno all'Abruzzo e poi se n'è andato sull'Albania. Questa è la traiettoria. Notare come in Adriatico segue praticamente il maggior gradiente di temperatura costiera, tendendo a preferire, tra virgolette, quella che è la massa d'aria un po' più mite. Abbiamo studiato su un dominio a 27,9-3 km, 3 km anche per il modello oceanografico, e in questo caso abbiamo accoppiato sull'atmosfera ed oceano con due diversi time step. Lo scopo non è di questo lavoro andare a dire l'accoppiamento è migliore, l'accoppiamento è peggiore, questa microfisica è migliore, questa microfisica è peggiore, anche perché è statisticamente molto difficile. Abbiamo fatto decine di test con decine di approcci, andando a valutare i gradienti, la profondità del mixed layer, i vari approcci numerici. I risultati sono contenuti in generale all'interno di uno spread tra le varie traiettorie che a occhio è quasi impossibile andare a discriminare, anche zoomando tantissimo. Calcolando le distanze geometriche abbiamo
poi calcolato quali sono i danni migliori, però alcuni sono migliori nella prima fase, altri nella seconda fase. Dunque, in termini previsionali, l'approccio multifisico è estremamente utile per definire quello che può essere l'evoluzione di un fenomeno nei prossimi 3 giorni. Poi, questa forma di ensemble ci può dire se è migliore un determinato tipo di microfisica, se reagisce meglio l'accoppiamento o meno, ma perlomeno ci dà un'area, come fanno a vedere per esempio quando studiano gli uragani, quando fanno per esempio gli uragani, un cono in cui sappiamo che andrà a svilupparsi quel fenomeno, che stimiamo andrà a svilupparsi quel fenomeno, con anche delle intensità. Dunque il multiphysics ensemble è un approccio onerosissimo in termini di calcolo, che però ci dà una sensibilità, diciamo, su quello che potrebbe essere il fenomeno nei prossimi giorni. Analisi del fenomeno. Posso fare una previsione oggi, una domani con la stessa microfisica, per esempio, avere 2 risultati totalmente diversi perché le condizioni iniziali sono diverse. Perlomeno col multiphysics ensemble, se metto anche un ensemble sulle condizioni iniziali, ho un quadro molto completo. Molto difficile, però, nella realtà farlo. Questo per farvi capire semplicemente quanto anche la PBL, poi nell'accoppiato, rende molto sensibile l'accoppiamento. Cambiare lo schema di PBL, che è quello in cui avviene l'accoppiamento, perché avviene all'interfaccia linea mare, induce a un allargamento di questo spread dell'evoluzione delle traiettorie dell'intensità del ciclone. Ne abbiamo tratto qualche conclusione sull'approccio multifisico, ma soprattutto sull'utilità di un accoppiamento. L'utilità di un accoppiamento è limitata in questi fenomeni. Se mi voglio mantenere su una previsione a 2 giorni, vado benissimo con un SST presa da un altro modello, tipo CMEMS di Copernicus o altro. Certo, se voglio andare a stimare in maniera più fisica la quantità di calore, per esempio, all'interno di quel fenomeno, le varie evoluzioni molto localizzate, il modello accoppiato è più utile. C'è una forte dominanza dello schema di PBL nell'accoppiamento, soprattutto di schemi locali, e della microfisica. Le microfisiche non double moment non riuscivano a riprodurre soprattutto la seconda fase di intensificazione a valle dell'Appennino, dove è riesplosa la convenzione europea. Un altro tropical hexagon che abbiamo studiato, lo abbiamo studiato in termini di spray. Io non sono assolutamente, non ho un background sotto l'aspetto chimico, mi sono occupato dell'accoppiamento tra atmosfera e oceano e della prima parte del lavoro. Umberto Rizza si è occupato, l'altra parte del team si sono occupati di tutta la struttura dell'impianto, diciamo, del modello chimico, perché lo scopo, facendolo abbastanza breve, era quello di dire: ok, abbiamo degli aerosol che si strappano, degli spray che vengono strappati dalla superficie del mare a causa del moto ondoso, del soffrangimento, del vento e via dicendo. Che succede quando queste particelle di acqua vengono a stratificarsi, a muoversi in un certo range di altezza, che si interpone tra l'atmosfera e l'oceano, cioè abbiamo una spugna tra l'atmosfera e l'oceano. Che cosa succede? Beh, abbiamo visto, dividendo in vari bins, i vari range di dimensioni degli spray, attraverso il modulo GoCard, la tecnica GoCard che ha utilizzato Umberto, che viene a modificarsi la traiettoria. In realtà, implementando gli spray, si ha una traiettoria più realistica, non solo per l'effetto dell'onda, ma soprattutto per l'effetto del budget di calore diverso all'interno dei primi strati di atmosfera. Addirittura siamo riusciti a simulare in maniera molto più promettente il timing e l'evoluzione. Questa è un'immagine di Lecce, per esempio, della sezione meteorologica di Lecce, e questi sono i 3 plot. Rana normale, rana accoppiato con l'onda, rana accoppiato con l'onda e gli spray. Okay? Dunque abbiamo qualcosa che è più vicino alla realtà sotto almeno i fattori che noi abbiamo voluto registrare. A conferma di questo, la slide ci indica l'intensità del ciclone in termini di pressione e intensità del vento. Il run più performante è quello che ha accoppiato anche gli spray. L'ultimo Tropical Hexagon volando, questo lavoro non è stato pubblicato, prima o poi lo dovremo scrivere, però perché ci sono dei dati interessanti soprattutto sotto l'aspetto marino, è Rolf. Rolf ha fatto un po' di danni lungo la costa francese nel Golfo del Leone, perché il landfall è avvenuto con una velocità di 115-120 km/h, non di raffica. Dunque, diciamo, per 1,5-1,6
era un bello storm con 8 metri di onda a costa, dunque veramente è durato anche 3 giorni, si è intensificato molto rapidamente, si è mosso sulle isole Baleari dove possiamo vedere c'erano più o meno 2 gradi di anomalia positiva di temperatura superficiale del mare. L'abbiamo studiato col solito approccio, disaccoppiato col dato satellitare di SST, accoppiato atmosfera oceano, accoppiato atmosfera oceano onda. In questa slide poi c'è ricapitolato, sono ricapitolati tutti i dati tecnici, diciamo, dell'approccio modellistico. Cosa abbiamo osservato? Molto rapidamente, che le traiettorie, in questo caso ho interpolato ogni 6 ore i vari dati, ogni 3 ore, aveva dato l'emissione. Se avessi lasciato la rappresentazione oraria delle traiettorie, si sarebbe visto un marcato anello nella fase centrale del ciclone, che avrebbe avvicinato molte date alla traiettoria reale. Anche sulla traiettoria reale, quella del NOAA è pietosa, in realtà nell'ultima versione dei dati che ho plottato, ho campionato con l'aiuto di Rocioni, uno script che ha fatto lui, il centro del minimo di pressione all'interno Guido e Davide Bonaldo. Abbiamo fatto uno script che tracciano l'occhio del ciclone. È molto interessante perché con dati a alta frequenza si riesce a fare un ottimo lavoro. In questo caso il run accoppiato, 8 metri di onda, dunque l'onda era davvero significativa per 3 giorni. C'era già precedentemente molto swell perché la ciclogenesi era da altri 2 giorni sulle Baleari, prima di diventare tropical hexagon. Abbiamo una forte influenza dell'onda. In questo caso, ciò che riesce a riprodurre meglio, in maniera più rappresentativa, più consistente, questi dati, questa evoluzione, è proprio il RAN accoppiato con l'onda. Il RAN disaccoppiato sovrastima la temperatura, dunque ha dei flussi molto maggiori, maggiore intensità del ciclone e venti più intensi. Nel mezzo c'è la linea verde, che è il RAN atmosfera-oceano, in quel caso la SST è più bassa, dunque, casomai, abbiamo osservato che i flussi di calore latente soprattutto sono meno intensi, dunque c'è una leggerissima minore intensità della circolazione, della pressione, dell'intensità, ma in realtà è molto ben rappresentato. Il Rankine rappresenta molto 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 bene questo fenomeno, e appunto quello l'ha accoppiato con l'onda, perché in questa zona un'onda così elevata riesce a triggerare bene il coefficiente, modulare bene, meglio probabilmente il coefficiente di drag, e a estrarre una quantità di calore più rappresentativa. Lo vediamo anche in questa immagine. La forma, la struttura, la posizione del campo di vento è estremamente simile in tutti e 3 i casi, ma è sovrastimata nel caso disaccoppiato, un po' troppo smooth probabilmente nel caso atmosfera-oceano, ma con una rappresentazione molto migliore nel caso dell'accoppiamento atmosfera-oceano, soprattutto nella parte nord-est del minimo, che è l'opposto del semicerchio maneggevole all'interno di un ciclone, che è la parte più difficile da riprodurre, perché in realtà in quella parte c'è anche un fattore di pompaggio dell'intensità del vento dovuto all'avanzamento del ciclone stesso. Non c'è solo l'induzione da gradiente di pressione orizzontale, ma anche un gradiente indotto dall'avanzamento del ciclone. Che abbiamo fatto? Abbiamo deciso di usare dei modelli idrologici, in realtà l'hanno usato l'Università di Padova, basandosi sui nostri dati, per stimare quanto l'accoppiamento poi abbia una ripercussione a scala di bacino idrografico nei modelli idrologici. Bene, utilizzare o non utilizzare l'accoppiamento, un piccolo spostamento di traiettoria e un diverso budget energetico in atmosfera cambia radicalmente i risultati in termini di precipitazioni su un intero bacino idrologico. Ok? Idrologico idrografico. Queste conclusioni, queste sono le conclusioni, ma le ho in parte già dette. Andando più rapidamente, parliamo di 2 flash flood adesso. Flash flood di Venezia del 2007, in cui l'incontro della massa d'aria che riserva dall'Adriatico e aria fresca e secca che cadeva dalle Alpi Dinariche era arrivata dal Friuli Venezia Giulia, l'incontro ha generato una linea di convergenza. Cosa è successo? Su questa linea di convergenza si è sviluppata un'intensa cella temporalesca che ha prodotto precipitazioni per oltre 250 mm di pioggia in ben 2 ore, in solo 2 ore. Praticamente solo su Mestre, addirittura a Venezia, eravamo nell'ordine del centinaio di millimetri.
Dunque era una cella molto localizzata, ha prodotto una shooting top, grandinate, non di grandi dimensioni, ma le precipitazioni sono state notevoli. Venezia era, in questa slide si vede bene, Mestre era praticamente tutta allagata, e aveva deciso di studiarlo. Mi sono dannato un po' per trovare le configurazioni modellistiche, abbiamo fatto uno studio di sensitività iniziale abbastanza marcato. Poi abbiamo utilizzato un approccio sempre 9, 3 o 1 chilometro con la griglia in azzurro per l'oceano, e l'onda. Abbiamo utilizzato 4 approcci: il dato satellitare nel disaccoppiato, il dato modellistico alta risoluzione nel disaccoppiato, così valutiamo solo la differenza di risoluzione che effetto ha nella previsione, l'accoppiamento atmosfera-oceano e l'atmosfera-oceano-onda. Abbiamo fatto un lungo spin-up di ROMS lungo un mese per far riscaldare il modello, perché l'oceano, a differenza dell'atmosfera, è uno spin-up più lungo perché cambia ovviamente la sostanza del fluido e la velocità delle dinamiche interne, che si assesta su una griglia più lentamente. Questa è, ripropongo, la griglia in maniera un po' più decente per rappresentare un po' meglio quello che era sia la temperatura del mare in quel periodo che la topografia. I risultati sono abbastanza... Le slide non si vedono, scusami. Scusi? Non ho capito, scusi. Dicevo che di nuovo non si vedono le slide, il computer non risulta più condiviso il tuo. Da qua? Ah, ok, chiedo scusa. Si vede? Datemi... Sì, ora sì. Ok, si vede dunque, va bene. In alto a sinistra abbiamo il RAN RTG, ovvero con la temperatura del mare presa da satellite. Questo è il risultato in termini di precipitazioni. I pallini sono le stazioni dell'AR, ok? 360 mm vicino Mestre, ve la mostro col mouse, credo che riuscite a vedere questa qui, cartograficamente un po' infame il posto. Il secondo run a destra è quello là con la temperatura del mare ad alta risoluzione, ma sempre disaccoppiato. In basso a sinistra abbiamo il run atmosfera-oceano, in basso a destra atmosfera-oceano d'onda. Sotto abbiamo la stazione di Mestre, vicino Mestre, con intratteggiato l'evoluzione della precipitazione cumulata nel tempo e gli altri run, e poi i vari run. Non è molto indicativo in realtà questo dato, ne ho dovuto mettere un altro perché un revisore mi ha maltrattato, userei dire, un po' di mobbing, giustamente, e a sinistra, a destra abbiamo la statistica, diciamo, dei dati delle tre stazioni più vicine rispetto ai medesimi punti nei modelli. I modelli accoppiati, come si vede in questo evento, solo in questo evento probabilmente, rispetto agli altri, danno un risultato molto migliore, riescono a riprodurre molto bene quello che è il fenomeno. Questo perché abbiamo una risoluzione della temperatura più alta, migliore, riusciamo a discriminare meglio i campi di temperatura superficiale del mare, e le differenze in termini di vento sul bacino sono abbastanza significative, e si parla anche di 5 metri al secondo di differenza nei casi in cui facciamo la sottrazione dal vento generato col satellite e i due RAN accoppiati hanno un vento più intenso. Più intenso il vento del RAN accoppiato nel caso in cui abbiamo, soprattutto nel nord Adriatico, dove la SST è maggiore nei casi accoppiati. Questo si ripercuote, vediamo il nord Adriatico, sulla sinistra vediamo il vento e le velocità verticali, questo si ripercuote tra il RAN disaccoppiato in alto e il RAN accoppiato con l'onda in basso in una diversa distribuzione dei campi di velocità, e dunque per una linea di convergenza costiera così labile, che è un equilibrio così labile tra la cold pool che c'è a terra e la massa di aria umida e calda che arriva da mare, è una piccola differenza di rotazione e di intensità del campo di vento genera una diversa evoluzione nel tempo delle linee di convergenza. Come vediamo, c'è un'evoluzione abbastanza marcata nel tempo tra i vari run. No? Ci sono gli orari in colore e i 4 run RTG, ROMS, AO e OV. Scappa via in maniera molto diversa nei casi accoppiati con un SST migliore, appunto perché l'equilibrio è diverso. Cos'è questo equilibrio? Ma lo spiegheremo anche in termini di analisi verticale del dato. Vediamo come solo i RAN accoppiati producono una depressione
scusate, una convezione profonda marcata in due celle, come mostrato nel radar a fianco. Questa zona qua con due aree di precipitazione, diciamo che è la parte più giovane e più vecchia del temporale, solo i run accoppiati riescono a riprodurla abbastanza bene. Non è un gran miracolo, in realtà c'è un campo di SST migliore, dunque lo scirocco che arriva da mare è in equilibrio migliore, cioè è in equilibrio più stabile in quel momento e riesce a scalzare, la cold pool scalza l'aria calda arrivata dal mare, la fa arrivare alla linea, all'altezza della linea di free convection in maniera più efficiente, c'è più calore in questa massa d'acqua, più umidità e giustamente riesce a sviluppare in maniera più consistente il fenomeno. Questa è la, ho shiftato est e ovest in questa slide, diventerà speculare, non so perché. Questa è l'intensità del vento lungo la verticale, lungo la cross section, e l'intensità è la temperatura potenziale. Come vediamo, le cold pools sono abbastanza diverse, ma soprattutto l'intensità del vento che arriva da mare. Abbiamo fatto un'analisi su due aree, campionando la media su due aree, un'interna e un'esterna alla cold pool, alla linea di convergenza. Abbiamo visto che il run RTG è in disequilibrio tra U, che è l'intensità del vento che arriva da mare, e la velocità della cold pool, della piscina di aria calda e aria fredda che c'è su terra. Questo disequilibrio butta verso l'interno, in realtà, la linea di convergenza, e non rimane stabile. La differenza è di un metro e mezzo al secondo, ma è stato dimostrato che anche mezzo metro al secondo può essere fondamentale. In questo caso, solo i run accoppiati sono molto più simili alle due velocità, rappresentano meglio le due velocità. In questo caso abbiamo anche utilizzato lo stesso approccio per i bacini idrografici fatti con il modello idrografico di Padova precedentemente. C'è una netta differenza tra avere un modello accoppiato e un modello non accoppiato. La differenza è dell'ordine di quasi il 50% in certi casi. In conseguenza va un poco presa in considerazione per il futuro questa cosa. Potrebbe essere interessante. I risultati simili sono avuti per Baia, ciclone che ha fatto una strage in Veneto, 200 km orari in una vallata, e si è generato da una saccatura che si è stabilizzata sul bacino del Mediterraneo centrale per 4-5 giorni. Solo l'ultima cella a ridosso delle isole Baleari si è intensificata, come potete vedere dal muro a destra. Questo è accaduto perché, diciamo, chiesto appunto il perché, è successo perché c'era una temperatura del mare molto alta, c'era un'anomalia positiva molto alta, c'era stato qualche altro problema. La media di temperatura c'era, ma non era così elevata, sempre all'ordine di un grado, ma per la SST si mixa niente con l'onda. Abbiamo fatto 4 run, il run ML, il run senza microfisica, il run con più o meno un grado e più o meno 2 gradi su questa griglia di calcolo. Qui espongo la configurazione per rapidità, non mi lungo troppo. Cosa succede? Se modifichiamo la SST, le traiettorie di Baia di questo ciclone non cambiano sensibilmente. Non si ottiene, rispetto al dato osservato, una grande differenza. Cioè la SST e il gradiente di temperatura non è il trigger di questo fenomeno. Okay? Abbiamo tolto gli scambi di calore latente all'interno della microfisica e in quel caso succede qualcosa. Ci siamo chiesti ancora di più perché in realtà, anche se guardiamo le time series intorno al minimo, non abbiamo una grande differenza in termini di intensità del vento, la pressione varia, ma perché il minimo è molto vicino a costa, la differenza anche di 50 km ha, diciamo, cannato, ha inficiato la misura. Questa è la differenza tra dove è posizionato il minimo nel caso normale, nel caso dei vari run che non hanno grandi differenze, il run con la microfisica di mossa. Ma perché allora la presenza o meno di determinate dinamiche termiche all'interno della colonna d'aria è così influente? Ci siamo accorti che c'era un'intrusione di aria stratosferica all'interno del ciclone, che è avvenuta solo l'ultimo giorno in cui c'è stata questa ciclogenesi, che è durata 4-5 giorni in realtà. Ha avuto, diciamo, il tempo di richiamare questa intrusione dal nord Europa e portarla alla latitudini più basse. Quando questa intrusione è arrivata al centro della depressione e nella frontogenesi, tutto il sistema della conveyor belt della ciclogenesi si è attivato in maniera estremamente intensa, facendo colare la pressione a 978 millibar, qualcosa del genere, e se osserviamo quello che è, diciamo, una struttura teorica di un'intrusione di aria secca
stratosferica con un'elevata vorticità potenziale all'interno dell'intrusione, vediamo che se facciamo un transetto all'interno del fronte da vicino al minimo, abbiamo sia il fronte, ovvero la temperatura più calda o più fredda, più calda a sinistra o più fredda a destra, e i puntini sono l'umidità. Abbiamo un'intrusione di aria secca intorno ai 5% di umidità fino ai 3000 metri e 15% di umidità fino ai 1500 metri, 1000 metri, è molto intensa. Ciò che è ancora più intenso è l'intrusione di vorticità potenziale, l'anomalia di vorticità potenziale che arriva dalla quota, che è molto consistente fisicamente al campo di temperatura, di umidità, ma i valori soglia sono 1, 2 PVU, 3 PVU, 5 PVU, in questo caso ne abbiamo 20. Ed è avvenuto tutto nell'arco di 2 ore. Dunque è stato, oltre al gradiente orizzontale di pressione, è stato anche questo uno dei fenomeni ad intensificare Vaia. Poi ovviamente il tutto si è attivato, come è stato già scritto e discusso abbondantemente in vari congressi da Volio e dal suo team, anche da un fiume di aria umida tropicale che arrivava dall'Atlantico e si è inserita nel in questo contesto ciclogenico. Anche in questo caso abbiamo usato vari run per stimare l'apporto sul bacino del Bacchiglione e qui entriamo in un mondo di sorprese, perché in realtà non c'è una consistenza, non c'è un run migliore dell'altro. In realtà il run migliore dell'altro è il run normale ad alta risoluzione. C'è un'influenza che è dell'ordine del 30-40% nel picco, ma può essere dovuta a vari fattori. Sono l'ultima persona che ne può parlare perché non sono idro. Però abbiamo fatto questa cosa, mi faceva piacere proporlo, dato che tra noi c'è un gruppo nutrito idro. Questo è un bacino della Brent Zizza. Si hanno risultati abbastanza simili. Le conclusioni, anche in questo caso, già le ho più o meno dette. La SST non ha un'influenza fondamentale, più che altro è il driver di umidità che arriva dal atmospheric arrival, come diceva giustamente Davolio, è la sfortunata concomitanza con l'intrusione di aria secchia e umida. L'ultimo caso lo presento perché è quello con cui sto lavorando col mio nuovo gruppo di ricerca, ed è la grandinata, direi bombardamento più che la grandinata, che è avvenuta il 10 luglio del 2019 su Pescara. In questo caso presento, oltre a un'immagine che ci fa capire la dimensione della grandine, che era dell'ordine dei 10-15 cm, quanto mi ricordo, il momento in cui la cella temporale si sviluppa a valle di Pescara, a monte di Pescara, prima della città, non c'è un'immagine relativa proprio a quel momento, ma pochi minuti prima, e le immagini data. Vediamo che è un sistema multicella, nel senso che sulla frontogenesi erano presenti due celle che poi pian piano si sono evolute distintamente. Il fenomeno è stato veramente molto intenso, ha scaricato in un'ora e mezza, 2 ore, circa 125 mm di precipitazione, di cui gran parte grandine, a questo punto mi viene da pensare. E la frontogenesi è stata particolarmente interessante, perché insieme a una depressione che si sta muovendo dal Tirreno, è stata richiamata aria fredda e secca dai Balcani, spostandosi in direzione longitudinale all'Adriatico, ok? Come vediamo in questo fronte in viola. Dunque c'è un movimento, un'avvezione nord-ovest-sud-est, ma bisogna tener conto anche dell'attivazione dei getti di bora, questo vento catabatico che cade da queste montagne, scivola sull'Adriatico e anche se non produce localmente celle temporalesche, va a triggerare l'estrazione di calore che c'è al di sotto della cella temporalesca, diciamo, cioè modula in maniera locale l'evoluzione del fronte a scala più sinottica. Dunque ci sono dei sistemi di pompaggio, abbiamo visto, proprio in concomitanza con questi getti di bolla, che sono costanti, cioè stanno là qualche ora e non si muovono troppo, tra virgolette, col passaggio del fronte. Questo assume una doppia valenza, diciamo, c'è un doppio trigger. Questi sono i risultati in termini di precipitazioni presi dal dataset di Avedra. E
e questa è la temperatura alla stazione di Pescara, la stazione dove abbiamo registrato il maggior accumulo di precipitazioni, e si vede perfettamente il passaggio del fronte, una diminuzione della temperatura di 8 gradi, la temperatura dell'aria, e poco dopo la formazione della tempesta, della cella temporalesca, con un rain rate estremamente elevato e l'accumulo di circa 125-130 mm di precipitazione. Abbiamo studiato con questa configurazione un run abbastanza duro da far girare sul cluster, perché è una griglia a un chilometro molto ampia, ma volevamo coprire tutto l'Adriatico in modo da poter tenere in conto tutta l'interazione tra il fronte atmosferico e la superficie del mare, che ricordo è molto calda, era 28 gradi in quel giorno in media. Questo è il risultato modellistico nel momento del ciclone, e abbiamo in questo caso fatto un transetto lungo quest'area. Come possiamo vedere, in alto le velocità verticali, in basso teta e umidità, si vede come in prossimità della cella si sviluppa, in prossimità del punto che ho segnato come il punto dove c'è stata realmente la cella, un poco più a nord, in realtà si sviluppa un'intensissima cella temporalesca. Le velocità verticali superano i 25-30 metri al secondo fino al top dell'atmosfera. Come viene in basso umidità, arriva addirittura intorno ai 12 km. Comunque è una cella estremamente intensa e anche molto rapida. No, in questo caso non si è spostata la cella indietro, ma semplicemente c'è un'altra cella a valle che è entrata nella cross section, nella sezione, dunque in quel momento è apparsa. Abbiamo valutato le idrometeore, la neve, la pioggia, il ghiaccio e la grandine, e come si può vedere la grandine arriva al suolo in basso, arriva al suolo e anche in quantità abbastanza marcata, ma questa è tutta una parte iniziale che stiamo iniziando a studiare. L'ultima slide mostra l'utilizzo del modulo che ci permette di stimare la dimensione della grandine, e come vediamo è intorno ai 10-13 cm, e dunque siamo in linea più o meno con questa è la cella. Siamo in linea con quelli che sono le dimensioni stimate, dimensioni osservate in realtà. Una cosa che mi ha colpito estremamente, tenete in mente che questo qua è il getto di bora, ok? Di cui parlavamo prima, il fronte sta già passando, subentra il getto di bora dentro. L'estrazione di calore di cui parlavamo prima, nell'evento di CAO del 2012, nella versione fredda del 2012, con temperatura meno 10 gradi, meno 8 gradi sull'acqua, è stato di, i flussi erano di circa 1000 watt a metro quadro. In questo caso, con 12 gradi di delta tra la SST e la temperatura dell'atmosfera, ci sono circa 2000 watt a metro quadro in prossimità della cellula. Dunque si sta estraendo una quantità di calore che direi è abbastanza ingente, diciamo che è abbastanza forte. Questa è una slide scenica, solo per fare un po' di qualcosa di mainstream del ciclone Rolf che ho presentato prima. Questo è tutto, la conclusione in generale, preferisco dirla a voce: l'utilizzo dei modelli accoppiati si pone come un miglior mezzo per stimare l'interazione dell'atmosfera e l'oceano, però va tenuto in conto che non è sempre il miglior mezzo, purtroppo non è che abbiamo la verità in mano e diciamo che il modello accoppiato è la migliore soluzione, purtroppo no, bisogna prima conoscere la fisica del processo, che è il lavoro più grande e probabilmente anche il più interessante, e poi usare il tecnicismo dell'accoppiamento, andare verso l'accoppiamento. E è molto divertente che inserendo aerosol, inserendo chimica, inserendo tante altre variabili, si inizia ad avere una rappresentazione più consistente di quella che è la realtà, perché poi stiamo sempre parametrizzando, però è un campo di ricerca che è interessante per me, perché mi mette in contatto con tanta gente e può unire tanti gruppi di ricerca. Dunque è un po' quello che mi piace fare, il piede della metodologia. Finito. Grazie Antonio. Domande, quindi grazie per la presentazione, anche
per gli aspetti sia introduttivi, che sono sicuramente sempre apprezzati da chi non è specialista del tema di ricerca, e anche però degli spunti interdisciplinari. Mi sentite ancora? Sì, Posso fare una domanda al volo, che poi me ne devo andare, che tra poco c'ho lezione? Sì, prego, domande. Volevo una chiarimento e conferma, perché tu prima parlavi del Medicane e dicevi che la temperatura superficiale nel Mediterraneo intorno ai 22 gradi già può essere un, come dire, un viatico per la formazione del Medicane. Non è troppo bassa, cioè pensavo fosse più alta in realtà. Però in realtà 2 gradi ce li troviamo continuamente. Sì, in realtà il concetto è un altro, che effettivamente non ho detto ed ho sbagliato perché ho lasciato aperto il dubbio. Non è tanta tanto la temperatura in valore assoluto superficiale, quanto la differenza tra la temperatura del mare e l'atmosfera. Ok, dunque se ci sono 19 gradi, per esempio nel caso del Medicane, quello là di gennaio, si vedeva che la temperatura del mare non era assolutamente così estremamente alta, ok? Eravamo qui, era questa qua la slide, il ciclone è passato su una temperatura di 15, 18, 16 gradi di temperatura del mare. Si è sviluppata addirittura in concomitanza del fronte adriatico, dove la temperatura del mare era prossima ai 13 gradi, 12 gradi, e su Gibilterra dove era sui 14. Però la temperatura dell'aria in quota era, scusate, non in quota, al suolo, l'atmosfera era molto più fredda. Dunque c'è stato un forte delta tra l'atmosfera e l'oceano. Quello ha tirato via abbastanza calore da permettere poi lo sviluppo del ciclone. Ma nei Medicane è tutto un po' da scoprire, nel senso che dipende anche un po' dal valore di temperatura in quota 500 Pascal, se la convezione riesce a svilupparsi in maniera profonda. Dunque il mare ha c'è una sua sensibilità, ma diciamo dire di carattere stagionale, più che è più influente nei secondo me è più influente nei Medicane autunnali, dove c'è ancora molto calore in acqua. Nei Medicane invernali è più la differenza di temperatura tra l'atmosfera e l'oceano che guida il fenomeno. Tutto da dimostrare, è un fatto di esperienza, ma forse posso essere smentito anche domani mattina. Però si sviluppano anche su acqua a 19 gradi, volendo. Ok, grazie. Prego. Io vi saluto perché alle 2:30 c'ho lezione e ne devo andare a preparare il pranzo. Grazie ancora Antonio e a presto, ci vediamo, spero, tutti. Ciao! Antonio, sono Marina. Allora, a parte i complimenti dal web, c'era Angelo Ruggeri che chiedeva se possono essere messe a disposizione le slide. Sì, credo di sì. Le possiamo linkare alla pagina sul nostro sito, sul sito insomma del CHADEMS, se puoi. Credo di sì, non credo ci siano problemi. No, non sono esperto di copyright, non credo ci sia un copyright, però vabbè, non so come si fa solitamente. Ma in genere anche durante le conferenze si dà semplicemente l'autorizzazione a condividere anche un estratto della presentazione, sì. Poi a livello personale si può interagire. Quindi. Certo, voglia, con piacere. Altre domande dal pubblico virtuale? No, a parte i complimenti, nient'altro. Io ho uno spunto rispetto all'ultimo caso che mostravi sull'Adriatico centrale Pescara. Potrebbe essere interessante confrontare anche le stime di microfisica a valle degli esperimenti di accoppiamento, quindi simulazioni, anche con le stime che potrebbero essere ricavate, anzi sono state di fatto già estratte dalle misure radar polarimetriche sui radar che insistono sull'aria. Sì, sì, assolutamente. Perché quello immagino, quando ti riferivi a una conferma, immagino ti riferivi a ciò che viene documentato al suolo, spesso sì, attraverso canali di informazione stampa. Sì, infatti stavamo prima della pandemia. C'è un po' di lag nell'audio.
Però sì, ne parlavamo prima di doverci ritirare in casa, che stavamo discutendo col gruppo di radar di riuscire a stimare la parte diciamo polarimetrica delle sezioni radar per riuscire a capire, tra virgolette, se anche in alta quota le varie di un meteore sono state stimate in maniera consistente col dato vero, perché quello effettivamente ci dà una quantificazione, cioè ci quantifica, non solo qualifica, proprio localizzazione, intensità e struttura. Anche la struttura verticale, di fatto, no? Ha una sua aderenza, chiaramente. Sì, sì. Thank you. Grazie. Altre domande? Non ti sentiamo più, Antonio? Mi senti? Sono Marco. Ciao. Marco. Sono. Ciao, Marco. Una curiosità da un ignorante della materia. Volevo sapere se c'è un impatto nel modello, per esempio per quanto riguarda l'Iran sull'Adriatico, la forte differenza della morfologia della costa croata e quella, diciamo, italiana, del bacino. Fortissima. Se facciamo riferimento ai getti di Bora, per esempio, avere un'orografia, una risoluzione più bassa modifica radicalmente tutta la parte di Bora che scende lungo il pendio. Ok, dunque abbiamo proprio un'intensità del vento e anche un'umidità maggiore, perché poi viene eliminata meno umidità da una montagna più smooth, per esempio. Poi anche la dimensione dei getti di Bora è diversa, perché una vallata meno stretta o più stretta induce poi un'apertura del getto più a valle o più a monte. Una rappresentazione diversa della linea di costa addirittura fa perdere, tra virgolette, alcuni punti di griglia di vento, dunque uno sviluppo e un'interazione col mare più limitata. È fondamentale. Per quanto riguarda invece il Medicane, passare dal Tirreno all'Adriatico, il salto di spessori induce una variazione di vorticità potenziale tale da riattivare la circolazione, cioè diminuisce la vorticità, aumenta la vorticità quando si streccia la colonna d'aria tornando in Adriatico, no? Utilizzare una topografia più alta o più bassa risoluzione a alcune decine di metri, anche centinaia di metri di differenza, cambia di alcuni millibar la profondità del minimo. L'ho fatto proprio cambiando, poi non l'ho pubblicato, non l'ho scritto, ma cambiando la qualità della topografia cambia anche l'intensità del minimo, dovuto a questa induzione. Dunque è fondamentale, cioè il Mediterraneo in generale, ma in particolare in Adriatico, è una caratteristica proprio centrale. In una delle tue slide vedevo che parlavi di parametrizzazione del PBL. Sì. E mi chiedo se cioè che cosa viene usato come PBL sul mare, e se anche lì un'informazione da dato satellitare, cosa che sta cominciando ad essere disponibile soprattutto sul mare, potrebbe essere di giovamento. Allora, il problema in questo caso è interessantissimo, perché parliamo di evoluzione temporale in realtà dell'SST, perché io col satellite riesco a campionare un ST anche a un chilometro, il che per me sarebbe perfetto, ok? Il problema è che non ho un dato orario, dunque mi devo andare a rifare al modulino semplificato di SST, ok? Dunque nel mio PBL sto utilizzando qualcosa che all'inizio era ottimo, ma che poi deriva abbastanza rapidamente nel tempo. Se si riuscisse a avere una forma di assimilazione dei dati satellitari di SST nel modello oceanico, sarebbe il top. Dunque, sarebbe bello riuscire a implementare entrambi i due ambiti. Però, ovviamente, mettere come inizializzazione solo lo stato superficiale dell'acqua e poi stimare, diciamo, il resto, renderebbe molto, molto instabile il modello oceanico. Però se il dato satellitare ha una frequenza abbastanza alta, sì, va chiaramente a sopperire sul brevissimo termine al problema. Però poi c'è anche il contenuto tridimensionale di calore dell'oceano, che in fenomeni un po' più lunghi nel tempo, tipo 2, 3, 4 giorni, non la singola cella che avviene in 2 ore, è fondamentale, perché per esempio quando un ciclone passa
sul Tirreno, non so, sullo Ionio, a causa della circolazione del vento, della minore pressione, si generano fenomeni di upwelling, maggiore mixing dovuto all'onda, ovvero un maggior raffreddamento dell'acqua, sempre insieme a questo mixing, cosa succede? Succede che il ciclone incontra dell'acqua più fredda nel suo cammino, la produce lui, diciamo, dunque si depaupera. Okay? Questo succede anche per gli uragani. Dunque la tridimensionalità, la profondità di questo calore va tenuta in conto. Dunque non basta la SST, va implementato un dato satellitare forte, alta risoluzione, con un qualcosa che mi descrive la tridimensionalità dell'acqua. Dunque è una convivenza tra due fattori. È importantissimo descrivere bene, meglio possibile, la superficie. Dunque faccio il tifo per i dati satellitari, ma dobbiamo trovare un modo per metterci sotto un oceano che contenga il calore più vero possibile, più consistente possibile. Ti leggo le domande così come sono, un attimo. Ok, quindi la famosa acqua di Venezia, ok? Sì. Alvise Papa dice: dai dati da satellite si vede la formazione di una struttura ciclonica molto profonda, ma limitata spazialmente, con le caratteristiche che tu hai descritto praticamente. Poi ti dico l'altra domanda che è arrivata da Marco Rabito: in merito alla cella temporalesca responsabile della grandinata di Pescara, possiamo escludere la tipologia supercellulare? Allora, parto dall'ultima. Okay. Se sia una supercella o no, personalmente credo che bisogna discuterne con la professoressa Ferretti, che vari ordini di grandezza più esperta e capace di me in questa cosa. Io sono comunque novellino. È possibile che sia una supercella, non l'abbiamo ancora affrontata sotto l'aspetto fisico in maniera profonda. Un po' colpa mia che mi sono un po' perso tra i corsi, in realtà, però lo faremo, ti risponderò appena possibile. L'altra domanda, quella là dell'evento di novembre. Allora, l'evento di novembre si inizia a inserire in un contesto statisticamente rilevante, diciamo 10 giorni all'anno di acqua alta così intensa, inizia a diventare un numero. Va detto che quell'evento è già stato studiato da l'ISMAR di Venezia, puoi cercare l'articolo online perché è libero, non mi ricordo se su BAMS o su un'altra rivista molto, molto carina, l'articolo è molto divulgativo oltre che molto tecnico, sono bravi perché hanno coniugato le due cose, e sì, quel minimo che si forma sul Veneto è fondamentale per lo storm surge, l'effetto del vento, dell'effetto di risucchio della superficie del mare indotta dalla depressione, e per la localizzazione di dove arriva l'onda, che fa il wave setup. Dunque ci sono due componenti abbastanza importanti, ma è tutto spiegato di sicuro molto meglio di come posso fare io in quell'articolo. Se mi lasciate un link, c'è la domanda, mando un'email col PDF, con l'articolo. E l'ultima domanda e poi chiudiamo dal web. Samuele Salis dice: puoi dare un'idea del peso in termini percentuali di incremento di tempi di calcolo dei vari accoppiamenti tra atmosfera e mare, mare, onda, eccetera? Sì, sono dell'ordine del 40% in più. Purtroppo, mentre il modello d'onda è un modello spettrale ed è molto rapido, tra virgolette, a girare, va detto anche che è un modello che è stabile, non mi ricordo il termine preciso a livello fisico, c'è un professore di modellistica che potrebbe ammazzarmi, definitivamente sempre stabile, comunque è un modello che non salta, non esplode, perché ci sono delle parametrizzazioni che lo rendono stabile, la tipologia di calcolo non incondizionatamente stabile. Non risente del delta T, della risoluzione della griglia. Dunque c'è il fatto che è veloce, ma c'è il fatto che sei un po' a scatola chiusa, perché lo rendi veloce ma ti dà un risultato che non so quanto è sempre buono, anche perché non lo puoi sempre validare. Dunque quello è veloce. Quando metti l'oceano, che è un modello alle differenze finite solitamente, che devi strutturare verticalmente molto bene e per riprodurre alcune dinamiche deve essere alta risoluzione, inizia a diventare molto pesante.
In generale ho stimato l'ordine del 40% in più nelle risorse di calcolo, che è un bel numero, soprattutto quando hai risoluzioni molto alte. Grazie Antonio e grazie anche a tutti coloro che hanno partecipato e stanno partecipando a questa discussione. Probabilmente anche queste informazioni riguardo a questi approfondimenti legati ad articoli recenti disponibili in letteratura li possiamo inserire nelle, unitamente alle diapositive nella pagina che renderemo disponibili. Se non ci sono altre urgenti o pressanti domande, potete comunque contattare Antonio al suo indirizzo di posta istituzionale, che è antonio.ricchi@univac.it. Direi che possiamo augurarci un buon pranzo a partire da adesso e l'appuntamento al prossimo evento dei nostri webinari del giovedì FEDEMS, che speriamo di organizzare presto. Ok, allora arrivederci a tutti e grazie ancora ad Antonio e a tutti voi. Grazie a voi della possibilità. Grazie, ciao. Ciao Antonio, grazie. Ciao a tutti, grazie. Presto. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Grazie Annalina. Grazie a te Antonio.